Il ponte coperto di Pavia. Ammirate, cari amici, ammirate. Cari amici, siamo qui a Pavia. Oggi è l'11 ottobre 2016, continuiamo a muoverci, ad andare in mille posti. Oggi Pavia, col ponte coperto, che avrete sicuramente notato e vi ricorderete sicuramente. Siamo del bel ponte coperto, che è veramente molto bello. Il monumento delle lavandaie, anche. Qua il monumento delle lavandaie e il ponte coperto. La Pavia, a farvi vedere quanto è bello viaggiare, quanto è bello spostarsi, e noi oggi siamo qua per ammirare la città di Pavia. Cari amici, siamo al castello visconteo di Bereguardo, in provincia di Pavia. Stiamo visitando il Pavese, Ticino, Borgo Ticino, Pavia, e adesso il castello di Bereguardo. Castello visconteo di Bereguardo, Gennaro Gelmini, 11 ottobre 2016. Continuiamo la nostra perlustrazione in provincia di Pavia. Tutto il castello, tutto per noi. Castello visconteo, 14° secolo. Il castello continua anche da questa parte, con le antiche costruzioni medievali, di qua e pure di qua, con addirittura il municipio e le antiche costruzioni, le antiche mura del castello. E si continua, cari amici, si continua la visita, la nostra visita. Thank you.
Cari amici, ci siamo qua all'abbazia di Morimondo. Aspettare. Che devi guidare? Bellissimo posto. 11 ottobre 2016, Gennaro Gelmini da Morimondo, provincia di Pavia. Milano. Pavia. 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 E stiamo girando dappertutto nel pavese per farvi vedere le cose più belle che potreste vedere. Guardate i campi laggiù, i campi e tutta l'abbazia. Continuiamo, cari amici, il nostro percorso didattico, percorso turistico, didattico, di cose graziose da poter vedere. L'abbazia di Morimondo, l'abbazia dei frati di Morimondo in tutto il suo splendore. Abbazia dei frati di Morimondo, cari amici. Alla bersagliera. Meno male che c'è la provvidenza. Filmiamo la provvidenza. Sta andando. Cari amici, dall'abbazia di Morimondo, dei frati di Morimondo, il nome deriva da una cittadina francese. I frati vennero qui perché c'è la via Francigena. Vi salutiamo, arrivederci al prossimo video. Noi continuiamo in questa zona del pavese, noi tutti YouTube. Arrivederci alla prossima. Boh. Castello Visconteo di Pavia. Cari amici, andiamo in visita al Castello Visconteo di Pavia. Una bella giornata novembrina, 9 novembre 2016, e siamo ai giardini dietro al castello di Pavia, della città di Pavia, tra il Ticino e il Po, tra il fiume Ticino e il Po. E quello è il Castello Visconteo che ci aspetta. Benissimo, da Gennaro Gelmini. Qua siamo sui giardini prospicienti la ferrovia e gustiamoci Pavia. A dopo.
Il castello ci aspetta, Castello Visconteo di Pavia. Wow, siamo già sul retro. Ecco una bella visita al Castello Visconteo, 9 novembre 2016, da Gennaro Gelmini, siamo a Pavia. Il Castello Visconteo aspetta la nostra visita. Entriamo nel castello, Enter the Castle. Qui una volta era la parte bassa dove c'era di solito le acque ai bordi del castello, il fossato con le acque per dividere il castello con la cinta muraria dal resto della pianura, della piana. Ecco il castello. La torre civica sorse verso il 1060 come campanile della cattedrale romanica, ma andò assumendo nel tempo prevalentemente funzioni comunali e crollò il 17 marzo 1989. Su progetto dell'architetto Pellegrino Pellegrini, detto il Tibaldi, fu fatta questa torre civica. Quello che ne rimane dopo il crollo del 1989 non è stata ricostruita e ciò che rimane è questo. Siamo qua. Cari amici, una così bella torre si potrebbe ricostruire. Caduta nel 1989, quindi in epoca recente, si potrebbe ricostruire perché era una gran bella torre. Eccola infatti, questi sono i resti della torre. I resti della torre civica lasciati, la torre civica che era questa, bella, e i resti sono lasciati nel fossato del castello da cui poi siamo provenuti. Ecco i resti da questo lato. Amici, siamo sui resti della torre civica. Notare alcune parti della torre civica. E adesso possiamo recarci tutto attorno a notare cosa rimane dal 1989 ai giorni d'oggi. 9 novembre 2016. Ecco anche questa parte, la torre civica, ciò che è crollato nel 1989, ciò che rimane. Molto lunga perché la torre civica era molto alta e quindi rimane molto. Guardate lì che bello. Quasi
veramente bello, e l'arte italiana del Medioevo, e poi così. Qua sarebbe da mettere di nuovo in piedi, volendo, tanta buona volontà, e si mette di nuovo in sesto la Torre Civica. Sarebbe una gran bella cosa. Qua continua ramaglie varie, guardate una scritta, è questa, la scritta che riguarda il Tibaldi, l'architetto Tibaldi. Vediamo una C, una O, una Pippi, e praticamente questa era una scritta indicativa sulla Torre Civica. Molto bello, mi passi la telecamera, faccio vedere da vicino, perché questa è arte italiana medievale. Guardate, c'è pure la scritta, abbiamo pure la scritta qua all'intemperie. Ma qua è da prendere tutto, da prendere, da ristrutturare. Al castello Visconteo di Pavia, e ancora altre parti di Torre Civica, pure al di qua. Guarda, sono del castello. Musei civici, comune di Pavia, al castello Visconteo di Pavia. Guardate in alto. Ecco, cari amici, siamo al castello Visconteo, tutto per noi, i bei giardini del castello Visconteo. E tutto il castello Visconteo da ammirare. Guardate di questa vista che abbiamo sul castello, godete di queste belle cose che il Medioevo ci ha dato. Ecco,
diceva Medioevo. Bellissimo. Ammiriamo. Ammiriamo ciò che è di bello. Guardiamo le bifore. Le bifore e tutte le arcate. Notare quanto è bello Castello di Pavia. Cannoni del Castello di Pavia. È la parte che adesso andremo a visitare. Pavia, l'antica Pavia, lo splendore pavese, Pavia. Facciamo vedere i portici del castello con le strutture antiche, i basamenti, le varie iscrizioni. Molto bello, tutti i portici del castello riportano antichi scritti in latino. Questo, se non sbaglio, è questo luogo salvato da Maria, o cos'è? Sembra la scritta riporta così. E infatti la scritta è di un monastero, appartiene a un monastero. E qua continua, i capitelli. Capitelli, vari capitelli molto impreziositi, di forme molto varie, molto belle. Proprio tutto una parte dei capitelli. Una fonte battesimale. Gli stemmi della chiesa si notano. San Bernardino da Siena. Esatto, perfetto, bravissimo. E continua. I vari capitelli, tu va avanti, vieni di su. È arte moderna. Complimenti per ripetere. Questo è antichissimo, si vede. Allora, infatti è antica. Qui, bellissimo. Questo fa parte delle camere del castello, qua c'è scritto. Quindi queste erano le parti interne al castello. Il capitello è la parte interna. I capitelli praticamente ci dicevano anche che cosa succedeva, come sono nati queste forme che riprendono anche delle piante, qua sembrano delle palme. Come sono nati? In questa maniera, loro nell'antichità si racconta, c'è un racconto che dice che misero del marmo sopra delle piante
e le piante si piegavano sotto. E come si piegarono le piante, così iniziarono a fare questi capitelli. E qua sembrano delle palme. Qua degli animali, chi lo sa che animali? Magari potevano essere anche animali oggi estinti, chi lo sa? O leoni, o tigri, o stranissimi animali. E qua si continua, benissimo. Venite con noi, cari amici. Pavia, 9 novembre 2016. Da Gennaro Gelmini faremo a vedere, contemplare Pavia. Qua, bellissimo. Qua cambia proprio la struttura. Gli uccelli, vari piante, fiori. Piante e fiori. E continua di qua. Varie persone. Bah. Sembra roba longobarda questa. Molto bella. E qua si continua. Bellissimo. Cose veramente preziose. Ma sarà il castello di Pavia. Sarà il portale di una chiesa antica. Sì, ai tempi ciò che non è stato ristrutturato e poi rimanevano i resti veniva portato qua. Oh oh. Qua oggi diremmo un 3D, proprio con le sbarre. Uno strano animale, ma di qua si vede meglio. Un altro strano animale. Oh, boom. Poi continuiamo la nostra visita. Chissà. Una mano in segno di vittoria. No, non sì. Ci siamo. Questo è il Cristo benedicente, non è segno di vittoria. Beh, una mano... Cioè, non ci siamo proprio. Oh, forse... No, qua c'è scritto Camere del Castello. Vabbè, ma resti recuperati da qualcosa di longobardo. E qui continuano questi capitelli, fiori e piante. Un bell'arco qua. Un bell'arco in cotto lombardo del primo Rinascimento. Ci siamo? Un bell'arco. Vai. Un bell'arco in cotto. Interessante. Dei volti. Ma qua non ci sono. Ma qua no. Ci sono solo a sinistra. Qua magari. Tacco. Il castello la sera alle 17:30 all'orario di chiusura. Tutti i portici del castello. Qui
Qui abbiamo l'artista Michelino da Besozzo con questi affreschi di Michelino da Besozzo. Besozzo è un paese in provincia di Varese. Quel che rimane. Affreschi di Michelino da Besozzo. Besozzo è un paese in provincia di Varese, dal quale il pittore Michelino proveniva. Quindi tutto il mondo è paese. E continuiamo la visita. Una bellissima scalinata al castello visconteo. Ampie tracce della prima decorazione a compassi a cielo stellato nelle volte, ordinata da Galeazzo II. 1366. Volta del cielo stellato, Gian Galeazzo Visconti l'aveva fatto disegnare. Quello che rimane. Ancora per poco. Beh, lo dovrebbero ristrutturare. Il castello visconteo di Pavia. La strada di ritorno da Pavia. Ci vuole un fiuto la notte per trovarla, per trovare la strada statale. Che è questa? Che è questa?